il G8 dei cuochi, migliori chef al mondo che ogni giorno si cimentano a soddisfare i palati dei capi di Stato. È un club esclusivo che riunisce i migliori chef. Chef de Chef è il club che oggi si riunisce qui all'interno della Sala delle Volte ad Assisi per imparare usi e costumi dell'enogastronomia locale. I'm not afraid of anything in this world. There's nothing you could throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find. Presidente dell'organizzazione regionale Cuochi Umbria, Alviero Bigi, anche organizzatore di questo evento. Come è stato preparato? Cosa è stato allestito stasera? Beh, questo è un evento speciale, è una cosa indimenticabile. Tutti i chef dei capi di Stato del mondo sono qui a Assisi questa sera. E io sono onorato di far la cena per loro insieme a una bellissima azienda qui di Assisi. È una cosa per noi, è una cosa molto bella. Abbiamo fatto un menù tipicamente umbro, abbiamo fatto, e di conseguenza che c'è di meglio che servire queste persone? Io credo che sia il massimo. Quali saranno i segreti che poi carpiranno dalla nostra cucina? Ma io dico che loro non devono carpire i segreti. Questo è un lavoro, loro girano tutto il mondo, fanno un anno per nazione e quest'anno li abbiamo in Italia, ma sono tutti grossi professionisti perché se no non rivestivano il ruolo che hanno. E di conseguenza è per me che è un onore servire queste persone, per me è un fatto molto importante, insomma. Che devo dire? L'immagine che viene fuori della nostra regione? L'immagine è la nostra regione, servire i cuochi più importanti del mondo. Ho fatto un menù tipicamente umbro, ho regalato a loro un DVD dove c'è tutta una mia cucina umbra, con prodotti umbri, e addirittura questa sera li spronerò per essere ospite da loro con la regione Umbria. Un anno per nazione. A decent melody, well, a song that I could sing for my own company. I never thought you were a fool. Da qui a breve i capi di Stato avranno modo di gustare le prelibatezze della nostra terra, della nostra regione. Con grande piacere che ospitiamo questa sera i cuochi dei capi di Stato, gli chef dei capi di Stato che sono al servizio del loro governo e anzi spesso promuovono i loro rispettivi paesi a livello internazionale. Sono persone appunto al servizio che hanno anche il grande ruolo di far conoscere l'identità culturale dei loro prodotti tipici, dei loro prodotti dell'arte culinaria. E quindi hanno questa grande missione di promuovere i valori della cultura nel mondo cercando di proporre prodotti sempre veri e poco costruiti. Credo che anche nella cucina bisogna tornare all'identità specifica dei luoghi e utilizzare l'identità specifica, la diversità culturale anche in cucina come strumento importante di dialogo. Qual è il prodotto di eccellenza che la vostra azienda porterà sulle tavole, che farà conoscere a questi chef? Questa sera porteremo del prosciutto stagionato 3 anni, poi porteremo della porchetta dei suini allevati al Sato Brado, della pancetta stagionata 1 anno e poi tutto fatto e cucinato dal cuoco Bigi. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face. Sono onorata di avere accanto a me Monsieur Vaussion, che è lo chef della coppia Sarkozy-Bruni. Qu'est-ce qu'il préfère manger? Et si Carla, qui est d'origine italienne, aime manger toujours la cuisine italienne? Il y a toujours des références à son pays, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, il y a aussi un mélange avec la cuisine française.
que l'apprécie quand même, je pense. Ouais. Nous savons qu'ils aiment faire du sport, donc ils sont toujours attentes à leur forme physique. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui veulent être attentes à leur forme? Mais manger de la cuisine beaucoup plus légère. Ouais. Le poisson, la viande blanche, des choses comme ça, voilà. Et moins de les sauces beaucoup moins riches et la sauce tomate, ça fait pas grossir. Accanto a me Mark Flanagan, il cuoco della regina d'Inghilterra. You have substituted after 42 years the chef who followed the Queen. Yes, it was my great honor 7 years ago. After 42 years, Lionel Mann was he retired, and I had the great honor to become the chef at Buckingham Palace. It was a process. A common selection process. And was it difficult? Did you suggest a special dish or? No. It was a process of interviews as opposed to cooking, and they sought reference from many established figures within the industry, within hospitality, and I was very fortunate. My name was mentioned one or two times, and then I had to come for the most nerve-wracking interviews ever.